Iniziamo con hand block, pollice su pollice, dita su dita, entro e taglio sull'avversario. E lui batte in questo caso, ok? Andiamo avanti, se lui alza il gomito, la mano destra prende e la mano sinistra va a contrarre il braccio. E non è il braccio che gira, sono io che giro dietro a lui e porto il suo braccio in hammerlock. Chiudi bene la mano, chiudi bene qui, chiudi bene il corpo, la mano destra lo prende nel mento, chiudo la bocca, pollice nell'occhio e tiro verso di me. Blocco con il gomito sinistro la sua rotazione possibile per dare gomitate sinistre. È impossibilitato il mio gomito sinistro. Quindi andiamo a dirsi cambi presa. Posso andare in presa americana o, se lo porto a terra, scendo a 90 gradi, entro col gambo sinistro, blocco la spalla, tiro il mento e andiamo laterale in modo tale da evitare i coprilingue in presa israeliana. Ok? Da qui abbiamo il controllo a terra. Una volta che sono arrivato ancora qui, non decido di andarlo a bloccare, ma decido di portarlo a terra. Quindi la mia mano destra va a presa inversa L sulla nuca. Tengo sempre controllato il braccio, ben puntato nel petto e blocco bene con la spalla il suo braccio sulla sua schiena. A questo punto eseguo il movimento laterale delle gambe e lo schiaccio a terra. Qui tutto il mio peso è sul braccio destro, ma ancora lo controllo. Mi sono fermato un attimo, ma in realtà qui si scende subito col ginocchio destro sulla sua schiena e sulla sua testa, in modo da bloccare meglio che si può la persona. Mantenete la posizione verticale del corpo. Ok? Adesso io per farla vedere sono stato avanti col capo, ma in realtà si sta sempre alti a guardare vicini in tutte le direzioni. La mia mano blocca e da qui cerco di creare la leva. Chiudo la figura 4 e vado in leva sull'avversario. Ci sono diversi modi per far piegare il braccio all'avversario. Se lui ha il pugno chiuso, cerco di dare il pollice e gli rompo il pollice. Se lui ha visto la mano aperta e il braccio rigido, vado a prendere la dita e rompo la dita. Ok? Ma a volte succede che il pugno chiuso è molto forte, è molto potente col braccio, allora da qui eseguo una leva molto potente. Non uso una leva di braccio, ma una leva di corpo. Sposto col mio gancio del braccio destro, prendo con la mia mano sinistra, prendo con la mia mano, scusate, con la mia mano destra, con la mia mano sinistra vado in blocco e bypasso il braccio dell'avversario con la mia spalla esterna. Prendo la spalla in questa posizione e in questa posizione qui, e da qui con lo shoulder roll della spalla ruoto e porto la leva in basso. Quello che dobbiamo fare è questo movimento verso il basso. E qui crea una rottura della spalla. Ok.